Alleluia. Amen. Pace ancora a tutti. Amen. Salutiamo anche Simon che è con noi di nuovo. Amen. Se vediamo tornare al Signore. Torniamo allo studio di Matteo. Una volta, già, la voce non fa niente. Matteo 4. La scorsa eravate quasi tutti presenti e abbiamo visto l'inizio di quello studio sulla tentazione di Gesù. Abbiamo appunto visto che dopo il battesimo Gesù fu portato nel deserto, grazie, per essere provato. Leggiamo, dice così: allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore, avvicinatosi, gli disse: se tu sei il figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pane. Ma egli rispose: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinacolo del tempio e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordini ai suoi angeli a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti col piede contro una pietra. Gesù gli rispose, e altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli, tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. Allora Gesù gli disse, vattene Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a lui soltanto rendi il culto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano. Amen. Abbiamo appunto fatto la settimana scorsa una piccola introduzione sopra questo studio sulla tentazione di Gesù. Abbiamo appunto visto che Gesù è passato dal battesimo subito verso il deserto per essere tentato. Abbiamo appunto visto che umanamente è difficile pensare che Dio possa essere tentato, ma abbiamo appunto visto che come uomo Gesù era difficile non poter essere tentato. Quindi ha dovuto passare la tentazione perché, abbiamo appunto visto perché Ebrei ci spiega che lui è stato tentato perché fosse perfetto sotto ogni tentazione per venire in nostro aiuto quando noi siamo tentati. Quindi Gesù è stato tentato per poter usare noi durante le nostre tentazioni. Quindi non c'è rifugio migliore che Gesù. Quando si è tentato, lui ha provato ogni cosa. Andando a lui, non c'è amico, non c'è parente o chiunque, no. Gesù sa cosa vuol dire essere tentato. Lui conosce molto bene colui che lo tentò. A me non è importante. Abbiamo appunto visto che il diavolo non è un essere mitico, leggendario, ma esiste veramente, è qualcosa che c'è. Che c'è in mezzo a noi. È un angelo caduto. È serpente, vogliamo fare demonio, Satana, come lo chiamiamo ormai, esiste. Lui e i suoi angeli sono qua per tentare noi cristiani, per farci cadere. Abbiamo appunto visto che la tentazione è inevitabile, che non è peccato essere tentati, ma è peccato cadere nel peccato. Quindi se siamo tentati noi diciamo, Signore, perché? Perché è normale. Saremo tentati oggi, domani e ancora. Gesù fu tentato per tutto. Il suo mistero, tutta la sua vita fu tentato fino all'ultimo. Avete in mente la scena finale di Gesù? Lui appeso su una croce. Cosa le persone dicevano? Ah, eccolo là. Se sei tu figlio di Dio, scendi da lì e tutti noi prenderemo te. Che cos'era quella? Tentazione. Se tu sei figlio, scendi. Vediamo se è vero. Tentazione. Gesù fu tentato fino all'ultimo. Quindi chi siamo noi per pensare di scappare? Di uscire, ma la parola ci dice di resistere, di resistere, non di cercare, no, di resistere. Quando arriva non resistere, stare in Cristo. Mi ha visto che arriva nel momento magari più bello della nostra vita, magari oggi è una vittoria grandiosa e da lì a poco tentazione. Non vuol dire perché siamo vittoriosi che la tentazione arriva dopo mesi, se settimane, magari arriva dopo un minuto, arriva sotto la porta. Non è un incidente, è un appuntamento che ci aspetta. Gesù ha vinto il diavolo, quindi lui ci assiste.
Satana pensava, magari si ricordava quando tentò il primo Adamo nell'Eden, cadevano subito. Adamo e Eva sono caduti subito. Pensavo che sarà facile anche con lui. Gesù non è caduto. Gesù ha vinto. Gesù ha vinto. Io pensavo di avere la faccia con Gesù, ho provato ogni modo, ma Gesù ha vinto. Così sta scritto. Lui era la parola. Mai sarebbe caduto, mai. Lui era col Padre, il Padre è lui. Mentre avevano due creature di Dio, curiose, con le loro necessità magari, sono caduti. Ma sarà che è vero che Dio dice di non provare quelli di questo albero? Ma va, provalo, che diventerai come lui. E Eva vide che era buono per nutrirsi. In già, la curiosità la portò fino là e lì la diavolo lo aspettava per tentare, e sono caduti. Così come molti abbiamo appunto visto vari esempi della Bibbia, abbiamo visto appunto che il diavolo non smette di tentarci perché stiamo pregando o perché digiuniamo. Questo non è motivo per stare, anzi, lui verrà comunque. Ma il fatto che noi siamo in preghiera e digiuno, saremo in piedi, saremo perseveranti, saremo magari inattaccabili in qualche modo, se siamo sempre in Cristo. Quindi questo è importante. Abbiamo appunto visto che il diavolo ci tenta con cose pertinenti, non ci prova con delle prove che non esistono, sono prove che riguardano noi. Lui conosce i nostri pregi e difetti, conosce i nostri punti di forza e punti deboli. Abbiamo appunto visto se possiamo dire Gesù avesse punti deboli, tra virgolette, era un uomo malfame. E lui lo tentò, prendi questo pezzo di pietra, trasformalo in pane, stamati, vai, mangia. E poi dice, sei tu figlio di Dio, sarà che sei tu figlio di Dio. Se sei veramente tu, fai questo miracolo, vai, opera miracoli. Quindi lui conosce i nostri punti, deboli e forti. Ma non perché siamo forti in qualcosa che non siamo attaccati. Pietro era forte nel suo modo di essere discepolo, di essere seguace di Cristo. Lui disse, Signore, io verrò con te anche fino alla morte, disse. E in questo il diavolo lo ha tentato. Quel giorno Gesù fu preso, lui è scappato. Lontano. Seguiva Gesù da lontano ed è caduto. È bastata una donna per dire, ma tu non sei uno di loro. Una donna, tu non sei uno di loro, lui. No, no, io non lo conosco. Rinnegò Gesù. Lui che era forte è caduto nella sua forza. Ed è per questo che l'Apostolo Paolo scrive così nella carta, nella seconda carta ai Corinzi, 12, dice così, per questo io mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Paolo ha capito che non deve sentirsi forte, sino quando sono debole sono forte. Quindi va tutto il contrario. Dove saremo forti, magari cadremo. Quindi noi ci sentiamo deboli, e saremo forti. Perché saremo attenti, con le antenne dritte. Interessante che se noi ci vediamo un po' questa domanda che il diavolo fece a Gesù, ci sarà che tu sei figlio di Dio? Ma possiamo anche mettere in questo senso questa domanda, già che tu sei il figlio di Dio, fai questo miracolo, fai questo miracolo. Perché tuo padre sarà così buono che ti ha abbandonato qui, senza mangiare, nel deserto? Sarà che questo Dio è così buono? Quante volte il Satana arriva con queste domande nella nostra mente? Magari una difficoltà, arriva una prova, ma il tuo Dio non è così buono. Perché allora passa questa difficoltà? Perché questa prova? Se non ti amo così tanto, perché se ne pasticci, se ne guai? Perché? Rispondi, perché? Se Dio è così fedele, perché sei malato? Magari sei senza un lavoro, hai perso la famiglia, hai perso un caro, perché? Se Dio è amore, perché stai soffrendo così? Perché? Lui usa queste circostanze qua per dubitare della bontà di Dio. Lui suggerisce alla sua orecchia, ma sarà che il tuo Dio è così buono, ma veramente riesce di essere? Perché non passi questo problema? Perché? Lui ci prova, ci approfitta di ogni circostanza, di ogni circostanza. Gesù aveva fame, era affamato. Pensiamo a passare, io già dopo un giorno sono già, non ce la faccio. Pensiamo a 40 giorni senza mangiare.
trasforma questa pietra in pane. Gesù cosa rispose? Non soltanto di pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che viene dal cuore di Dio. Cosa vuol dire? Lui dice sì, è importante il pane, ma c'è una cosa di più importante, che è la parola di Dio. Quella va al primo posto. E a volte non lasciamoci tentare da queste lusinghe del diavolo. Gesù era solo, poteva dire, ma sono solo, sono figlio di Dio. Nel deserto, che posto è questo? Dice, in mezzo alle bestie selvatiche, diceva la parola. In Marco dice che sono le bestie selvatiche. A quest'epoca c'erano leoni, iene, lupi, c'erano orsi, c'erano animali pericolosi. Io era solo, 40 giorni nel deserto, senza aver affaticato, debilitato, in mezzo a questi animali feroci. Ma è qui dove c'è la differenza. Adamo e Eva erano nel Edene, avevano ogni bene di Dio davanti a loro. Cosa hanno fatto? Sono caduti. Vedevano, come dicono, erano con animali domesticati, non c'era nessuno che stava facendo. Gesù nel deserto da solo, in mezzo agli animali selvatici, è rimasto saldo, in piedi. Non è caduto nella Satana. Lui non cade, non è caduto. In qualche modo Satana vuole insinuare a Gesù di abbandonare la sua dipendenza dal Padre. Non è capito che Gesù deve fare la volontà di Dio. È come se dice, si abbandona, hai fame, mangia prima, non pensare al tuo dovere, mangia prima, poi dopo ci penserai, abbandona questo Dio, stacca questo cordone umbilicale tuo Padre. E se fossi figlio di Dio, no? Fai un miracolo, tu che hai potenza, fai questo miracolo, vai, non preoccuparti. Se un po' di ricordare Giobbe, no? Della spesso muore, cosa dice? Ma lascia stare questo Dio, e muore, lascia perdere questo Dio, ma ancora lo segui, hai perso il figlio, hai perso tutto, lascia questo Dio, abbandona, stacchi da lui. E così lo vuole Satana. Quando magari siamo in fondo a un pozzo, dice, ma hai perso questo, hai perso quell'altro, ma chi te lo fa fare? Lascia questo Dio, abbandona, abbandona. Gesù era lì, che doveva cominciare un ministero, che lo portava a fare croce. Vediamo che Satana in qualche modo aveva capito questo discorso, diciamo così, che Gesù doveva soffrire. E lui cercava di sviare dalla sofferenza. Fai questo miracolo, Gesù. Vai, moltiplica il pane. E dai che il popolo ti porterà così. Fatti vedere, fai miracoli, prodigi, perché soffrire? Perché la croce, Signore? Perché tutta questa sofferenza? Perché il Satana è subdolo, fratelli? È subdolo, è malizioso. Lui arriva con le sue insidie e neanche ci accorgiamo. In qualche modo lui solo riesce di soddisfare prima i nostri desideri carnali. Prima mangia e poi fai quello che devi fare. Prima soddisfa te stesso, pensa ai tuoi piaceri. Ed è questo che falliamo. Lui fa diventare il peccato bello, lo rende attraente, magari imperativo. Magari tu hai un problema e sai che tu vuoi farti fare qualcosa, ma tu no, lascia perdere, aspetta, dopo pensare, prima sistemati, metti a posto la tua vita, paga le tue cose, metti a posto la tua vita, lavoro, e poi ci penserai con calma, dopo. Lui tenta di cercare delle brecce in questo modo. Lui voleva che Gesù non soffrisse, ma anche perché? Per non portarlo poi sul suo cammino, dove doveva andare. Gesù ti doveva passare tutta ogni cosa, soffrire per noi, per andare in croce. Lui non voleva la gloria del mondo. E questo è quello che Satana. Fai miracolo, Gesù, vai, buttati da qua dal Tempio, tutti verranno, sarai glorificato. Non era bella la gloria di Gesù. Gesù doveva passare ogni passo che Dio aveva previsto per una gloria futura, non momentanea. Voi avete visto la scena di Gesù quando lui moltiplicò i pani e i pesci? Lui era là, moltiplicò i pani e i pesci. Cosa dicevano le persone? Dice la parola che lo volevano prendere per farlo diventare re. Immaginiamo, lui fece un miracolo così grandioso e subito la gente diventa re. E Gesù lo dice, lui scappò. Lui si nascose a pregare sulla montagna. Non era bello il suo destino per essere re umano.
dove sarà in cielo, morire per noi. Quindi questo vuole Satana, vuole toglierci dal cammino di Dio, con tentazioni, con cose belle, magari una bella amicizia, magari un bel lavoro, magari una bella macchina, magari una bella cosa che tu pensi sia una benedizione, ma poi alla fine ti porterà lontano da Dio. Verso 4, 5, 7 vediamo la seconda, perché sono divisa un po', è divisa un po' in due, no? La prima tentazione è quella appunto dove Satana dice Gesù: se tu sei figlio di Dio, ordina questa pietra di diventare padre. Quindi diciamo l'ha provato sul suo bisogno fisico. La seconda prova, Gesù risponde con la parola, dice no, sta scritto che non soltanto di pane l'uomo vivrà, ma da ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Quindi vediamo che Gesù risponde con la parola, subito. Quindi il nemico capisce che Gesù vuole obbedire a Dio e che vuole glorificare Dio con la parola. Quindi cosa fa il nemico? Tenta Gesù sulla tentazione religiosa, prova Gesù sulla Bibbia, e il diavolo usa anche la Bibbia. Non c'è cosa più pericolosa che il diavolo con la Bibbia in mano. Quante volte siamo stati attaccati o contrastati a qualcuno con la Bibbia? Ma non c'è scritto così, 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 così. Ma non c'è scritto Gesù così, 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 così. Ma Dio non disse così, 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 così. E noi cosa facciamo? Se non la conosciamo la parola, siamo lì muti. Facciamo una vergogna, facciamo. Ed è per questo che Gesù dice: così sta scritto. Così sta scritto. Quindi il diavolo vuole fare perdere fiducia a Gesù in una falsa protezione. Dice: non ti preoccupare, Gesù, sali. Allora dice così: il diavolo lo portò solo con sé nella città santa, lo portò sul pinacolo e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordini. Vediamo come lui è astuto. Lui ripete le stesse parole di Gesù: poiché sta scritto che egli darà ordini ai suoi angeli a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti con il piede contro una pietra. Lui usa la parola di Dio, ma la parola di Dio in bocca a Satana è parola di Satana, perché lui distorce la parola. Sapete perché? Aprite Salmo 91 per capire dove lui è. Salmo 91, perché voglio che tutti quanti voi leggiate. Tenete aperto Matteo e Salmo 91. Lui dice: così sta scritto, no? Tutto trovato? Vediamo verso 11 e 12. Salmo dice: poiché egli comanderà ai suoi angeli, trovate le carte. Verso 11 e 12 dice così: poiché egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. Essi porteranno sulla sua palma la mano, perché il tuo piede non c'è più, che il nemico ha omesso a torto in tutte le tue vie. Il Salmo 91 è un salmo di sicurezza, di rifugio. Ma non tutte le vie sono del Signore. Qui c'è in tutte le vie, le mie vie. Se Satana avesse reso in tutte le vie, lui sapeva che non tutte le vie sono di Dio. Lui ha omesso in tutte le vie per dire: non ti preoccupare, questa via è del Signore. Buttati tranquillamente, vai, lanciati. Gesù non ha risposto, però. Non ha fatto una contestazione sul Salmo 91. Lui ha risposto: però c'è anche scritto. Lui usa un'altra parola per dire: però c'è anche tutto questo. Non tentare il Signore Dio tuo. Lui usa, se non sbaglio, il Deuteronomio per controbattere questa allusione del diavolo. Lui ha tolto, ha omesso in tutte le tue vie, perché non tutte le vie appartengono al Signore. Il Salmo 91 è un salmo di promessa e liberazione. Dio ha un promesso con noi di salvarci e liberarci, ma non le nostre follie.
Se io entro in contromano la tua strada, secondo voi quella è la via del Signore? Se io mi butto da un palazzo, quella è la via del Signore? Lui si darà in tutte le sue vie. Se le mie vie sono le sue vie, tutto a posto. Ma se io prendo una via che non è del Signore, non rientra in tutte le vie. Questo è importante. Quindi Satana sarà sempre un cattivo interprete delle scritture. Quante eresie sono uscite dalle varie chiese, tra virgolette, per creare sette? Abbiamo avuto visto nello studio di Primo Giovanni, gli gnostici che sparavano di quelle eresie assurde, riuscivano a contorcere la parola. Dicevano che quando Gesù disse sulla croce, Padre, perché mi ha abbandonato? Per loro cosa significava che Gesù non era Dio. Ancora oggi, non voglio fare il nome, ma sono delle sette, diciamo, giorno d'oggi, che continuano a usare versetti dove Gesù dice, perché il Padre è più grande di me, io lo ubbidirò più dell'uomo. Ma quante volte ci dice io e il Padre siamo uno, lui e me sono lui. Ma loro usano questi versetti per creare differenza tra Gesù e Dio. Perché Gesù non è Dio, è creatore di Dio. Quanti fanno così? I musulmani. Quanto vanno contro Gesù? Ma lui non è figlio di Dio. Lui è un profeta. Eresie. Sono uomini con le Bibbie di Satana in mano. Contorcono la parola. Saranno sempre falsi. Diciamo di teologi. Saranno sempre liberali. Saranno sempre interpreti errati della parola. Ma questa parola, Gesù dice, così sta scritto. Così sta scritto. Non è la mia parola, è la parola di Dio. Ok? Ancora, vediamo appunto che lui dice, Gesù, buttati da lì, non ti preoccupare, tuffati, vai, che gli angeli ti salveranno. Immaginiamo se Gesù avesse fatto quel gesto. E quello non era più fede, quella era presunzione. Lui voleva che Gesù si esibisse in qualcosa di spiritualmente, una esibizione spirituale, perché là fuori la gente può vedere il soprannaturale, piacciono queste cose di esibizione, piacciono vedere questo movimento, ma è la parola che conta. I miracoli seguiranno, ma non è un miracolo fatto così per farsi vedere. Gesù fece i miracoli quando doveva fare miracoli, per salvare vite, per convertire anime, non per farsi vedere. Quindi a volte lui, il nemico ci porta questo, vuole che noi pecchiamo pensando che siamo una grazia. Non ti preoccupare, pecca, va bene così, vai avanti, tanto Dio ti protegge, e ti perdona. Non fare, come si chiama, antiquato, tranquillo, fai così, lo fanno tutti, non preoccuparti, Dio perdona, Dio sa, Dio conosce la tua vita. Peccato è peccato. Così sta scritto. Se io faccio quello che non devo fare, la parola sarà contro di me. Gesù ha detto, altresì sta scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Quindi tu mi dici una cosa che è scritta in parte, anche se ho messo in qualcosa, però già è scritto. Cosa vuol dire? Che non possiamo prendere un verso della Bibbia, un versetto, una parte di un versetto, prenderla e creare una dottrina. O creare in questo caso un qualcosa che è sproporzionato. Un versetto va preso e connesso con altri versetti. Quante volte possiamo prendere un verso della Bibbia e pensare che vuol dire una cosa, ma poi ne trovi altri 10 che ti fanno capire che il contesto è diverso, però vuol dire ma. Quindi la Bibbia sì, in qualche modo si confonde. Bibbia spiega Bibbia. Se c'è un versetto che non è chiaro, ce ne sarà un altro che spiegherà bene cosa vuol dire per versetto. Immagino se ho fatto una gita perché sì, alla fine si completano e tu hai una visione completa della Gesù della sua vita, e così la Bibbia si completa. Ok, ora passiamo alla terza tentazione, che è il verso 8 e 10. Però prima di leggere questo versetto volevo chiedere di leggere velocemente Luca 4:5, che è lo stesso passaggio, però dice una cosa in più, che ci fa capire meglio
il significato di questa tentazione. Luca 4,5 dice così: il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse: ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data e la do a chi voglio. Vediamo quando cambia il nemico la sua tentazione. Dice: visto che tu sei così attento e vuoi impegnarti così nel regno di Dio, ora ti offrirò qualcosa di diverso, ti offro tutti questi regni. Guarda, tutti questi regni sono miei, li do a chi voglio. Bugia. Bugia. Il nemico era sempre come una bugia. Lui ha promesso quello che non poteva dare. Dio è padrone di ogni cosa. È lui che manca l'ultima parola. È vero che il nemico ha spazio, il nemico fa, è vero. Ma Giobbe ci conferma che cosa? Che ogni cosa passa sempre sotto la lente di Dio. È lui che dice amen. È sempre Dio. Quindi lui non ha potere illimitato. Lui ha offerto qualcosa a Gesù che non poteva dare. E quindi Gesù è più elevato, più si prostrasse. Quindi fai così, tu da tutto questo regno poi adorami. Il diavolo fa sempre così. Ti promette, male monti, ma poi vuole la tua anima. Vuole le nostre anime. Vuole tutto. Non vuole solo un dito, vuole tutto, vuole ogni cosa. Quanta gente si è piano piano staccata e poi dove è caduta? Non l'ha visto tutto, ha perso ogni cosa. Quindi è importante. Il nemico voleva che Gesù diventasse come un nuovo Cesare. Dice: vai, prendi questo regno, sarà tutto tuo, tu potrai governare Israele, arriverai, tutti ti seguiranno, fai miracoli, la gente verrà dietro di te. Però adorami me. Lui voleva che Gesù si staccasse, che Gesù fosse apostato tra di Dio. Non poteva essere. Il diavolo è truffatore. Lui promette ogni cosa ma non te la può dare. Lui vuole che noi ci stacchiamo da Dio. Ed è per questo che Luca scrive queste parole. Dice che lui ogni cosa mi è stata data e la do a chi voglio. Se dunque ti prostri, adorarmi sarà tutta tua. Quante menzogne Satana dice. Però lui non dice mai: io sono sconfitto, io sono perdente, io sono condannato, io sono infelice, io andrò all'inferno. Questo non lo dice mai. Ma dice: ti darò quello, ti darò un lavoro nuovo, ti darò una moglie, un marito, una vita prospera, soldi, però verrai all'inferno. Quello non lo dice mai. Lui è un truffatore. Luca ancora, a verso 4,13, ci fa capire una cosa importantissima. Dice così: allora il diavolo, dopo aver finito ogni tentazione, questo è Luca, Luca 4,13, dice che il nemico, dopo aver finito ogni tentazione, si allontanò da lui fino a un momento determinato. Ok? Quindi vediamo che noi abbiamo tre tentazioni che Gesù ha sofferto, però molto probabilmente l'ho sofferto per 40 giorni vari tipi di tentazioni. Per cui dice appunto che dopo aver finito ogni tentazione, lui ha proprio scaricato tutto il suo arsenale su Gesù, ha fatto in ogni modo a farlo cadere, non ci è riuscito. E poi appunto dice: dopo si è allontanato da lui fino a un determinato momento. Quindi lui si è allontanato da Gesù, poi tornò da lui ancora. E appunto abbiamo gli esempi. Se avete in mente appunto Giovanni 6,15, appunto quando la moltitudine lo voleva far diventare re, ma Gesù è andato via. Tentazione. Quando Gesù vicino a Cesarea, Marco 8,33, dice che i suoi discepoli erano lì e dopo che Pietro disse che lui era il Cristo, Gesù raccontò ai discepoli che cosa doveva fare lui, che doveva andare a Gerusalemme, essere rifiutato, essere ucciso, crocifisso, per poi risorgere. Cosa dice Pietro? No, Signore, lo ha ripreso. Tu non farai mai questo. Vattene da me, Satana. Quindi abbiamo dopo aver provato con Gesù,
Il nemico parla con tutti quelli che sono intorno a lui, con i discepoli, con la folla, con le moltitudini, con la famiglia, provo in ogni modo, perfino in croce. Se sei tu Dio, scendi da quella croce e salva te stesso. Quindi il nemico ci proverà fino all'ultimo. Una frase che mi sembra una sorpresa di un pastore, forse ha volato o sentita, lui mi disse così: non preoccupatevi, Satana non ha fretta, lui ha tutta la vostra vita per tentarvi. E questo ha fatto molto riflettere, che magari pensiamo di scappare oggi da qualcosa di difficile, una tentazione, però chissà quanto ancora davanti ne avremo. Quindi la battaglia è lunga, ma Gesù ha vinto. Gesù ha vinto. Quindi l'insegnamento che ci lascia questo passo è che dobbiamo essere vigilanti, stare in guardia, sempre. Dobbiamo essere attenti anche ai momenti di vittoria, perché più pericolosi. E non pensare perché siamo in piedi oggi che non potremo cadere. La Bibbia dice che più che sei in piedi, guardi di non cadere. Siamo tutti uguali, tutti uguali. Velocemente, come si può vincere la tentazione? In che modo? Gesù ce l'ha fatto vedere. Una vita intima con Dio. Preghiera e digiuno. Avevo qui qualcosa sul digiuno, non fare tempo oggi a darlo. Sul digiuno, ho provato qualcosa su come si può dare digiuno, come adesso, ma un'altra volta non lo faremo. Vita intima, digiuno e preghiera. Chi ama Dio, prega e digiuna. Perché Dio vuole questo. Lui ha piacere quando noi facciamo digiuno e preghiera, lui ha piacere questo. In questo caso il problema non è la presenza del nemico. Il problema è l'assenza di Dio. C'è il nemico. Dov'è il problema? C'è Dio? Il problema è quando c'è il nemico e non c'è Dio. Lì sì che diventa difficile. Ma siamo sempre perseveranti in digiuno e preghiera, dice lei. Gesù aveva una vita piena di spirito. Gesù. Lui fu, dal primo all'ultimo, ripieno di Spirito Santo. Una vita piena di Spirito Santo. Un pastore oggi ho letto che diceva appunto: o siamo pieni di lui o siamo pieni di noi. E quando siamo pieni di noi stessi, facciamo solo casini. Solo caduti. Ed è per questo che tutti quanti devono cercare il suo Spirito Santo. Ogni giorno, la pienezza dello Spirito Santo. Ed è questo che ci farà vincere il nemico, le tentazioni. Non sarà la carne. Non saranno i miei pensieri, il mio modo di fare, assolutamente no. Ancora, avere la parola nel nostro cuore, nella nostra mente e nella nostra labbra. La parola. Gesù disse: così sta scritto. Alleluia. Per tre volte dice: così sta scritto. Come posso rispondere al nemico se non so la parola di Dio? Quanta gente c'è analfabeta medicamente, che non sa nemmeno dove sono i versetti, non sa cosa dice la parola, come fanno poi a rispondere in un attacco frontale? Allora aspetta che un pastore, o guardo Wikipedia e Google, cerco la... Non è così. Ci vuole una barra. Io tante volte dico: pastore, non mi ricordo una cosa che io li studio tante volte, però devo cercare di sapere almeno la base della parola, conoscere perché siamo una chiesa, cosa facciamo, in che cosa crediamo. È importantissimo questo, e non è quello che io penso, quello che io trovo, quello che la gente, no, quello che la parola dice, perché questa è l'arma, così sta scritto. Alleluia. E per finire, avere un'attitudine che è quella di resistere. Non possiamo flirtare col peccato. Non si può scherzare col peccato, non resistere. C'era un pastore che diceva che un giorno ha chiesto alle bambine, no? E se il nemico ti bussa alla porta, tu cosa fai? Gli apri. Una bambina risponde: no, vado a chiamare Gesù. Questa è l'attitudine giusta. Non mettiamoci con chi non dobbiamo stare. Se qualcuno ti attacca, che devi rispondere, amen. Ma non cerchiamo
noi di andare a fare i grandi se non siamo capaci. Dobbiamo resistere. Non possiamo sottostimare il nemico, lui c'è ed è astuto. Non temerlo, temiamo Dio, ma sapere che c'è un nemico che ci affronterà e vorrà farci cadere, ma sarà lui che scapperà. La parola dice, resistente al diavolo, e lui fuggirà da voi. Quindi è lui che fuggirà, non saremo noi a scappare. È vero che molte volte vediamo che nella Bibbia persone che escono, che vanno via, non è che scappano. Si allontanano magari da situazioni difficili, non è che scappano dal nemico. Quante volte Paolo deve uscire, scappare, muoversi? Tantissime volte. Ma lui era sempre con il nemico a battagliare. Però lui resisteva. Se siamo in Cristo noi siamo vittoriosi. Perché Ebrei 2 dice così: infatti, poiché egli stesso sofferto la tentazione, potrà venire il nostro aiuto in quando siamo tentati. Quindi noi siamo nelle sue mani, non siamo più nelle mani del nemico. Una volta sì, erano là fuori legati, gambe, braccia, piedi, erano neutralizzati. Ora no, ora siamo liberi perché Cristo ci ha liberati. Amen. Io ringrazio l'opportunità, vi passo la parola al pastore. Solo una cosa mi sono dimenticato, verso 11 per finire, dice che allora il diavolo andò via, no? Ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano. Quando resistiamo al diavolo, gli angeli arrivano e servono Gesù, l'hai visto? Hanno servito. Quindi loro sono gli angeli che sono intorno a noi per servire Gesù e per aiutare noi. Amen. Non siamo soli. Amen. Dio benedica.